Carissimi, allora continuiamo con le nostre catechesi, con il nostro libro Dio parla al cuore. Già il titolo del libro, diciamo, dice qual è la concezione cristiana dell'uomo, che non è un animale, come insegnano nelle scuole i nostri bambini, ma è immagine di Dio, perché l'uomo è immagine di Dio, perché l'uomo ha l'anima immortale, spirituale, che è il soffio divino, per cui l'uomo è irriducibile alla materia. Voi sapete, c'era un filosofo che è stato il padre del marxismo, si chiamava Feuerbach, che diceva: l'uomo è ciò che mangia. Ma quando Gesù ci ha dato l'Eucaristia da mangiare, ci ha detto: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita eterna, cioè chi mangia di me vivrà per me. Quindi c'è questa dimensione dentro di noi che dobbiamo insegnare ai bambini fin da quando sono piccoli a scoprire, cioè che Dio abita nel cuore. Questa è una catechesi fondamentale. Perché? Perché dicendo ai bambini che Dio abita nel cuore, si dice ai bambini chi è l'uomo. L'uomo è un essere che non si riduce a questo mondo, ma che è talmente grande da essere capace di Dio. Difatti il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce l'uomo colui che è capace di Dio. Cioè, essere capace di Dio è qualcosa di straordinario, perché poi se ci guardiamo allo specchio siamo anche peggio delle scimmie a volte, insomma. Non è che siamo piccoli, fragili, deboli, fuggitivi. Se poi vedi, io mi sono sempre chiesto, per quale motivo? Un uomo prima di morire è veramente un uomo, cioè è un uomo, cioè è qualcosa di indescrivibile, perché l'uomo ha dentro la luce di Dio, ha dentro intelligenza, ha dentro profondità inesplorate. Nel momento in cui è morto, hai lì davanti una cosa, cioè cosa manca? Cosa è scomparso? È scomparsa l'anima immortale, che ha lasciato il corpo, insomma. Non può anche abituarci a questa visione, cioè la morte non esiste. La morte è la separazione dell'anima dal corpo. Ma che cos'è l'anima? È qui il punto della questione. L'anima è quella parte di noi stessi, con la profondità che abbiamo dentro di noi, grazie alla quale noi entriamo in contatto con Dio. Cioè, qualsiasi persona, sia intelligente o ignorante, abbia fatto la terza elementare o sia un maestro di università, è capace di parlare con Dio. Cioè, nessun animale è capace di parlare con Dio. Nel mondo animale la religione non esiste. La religione è apparsa sulla terra con l'uomo. Allora noi abbiamo dentro questa dimensione che è straordinaria, che è la parte più grande, più bella, più nobile di noi stessi. Noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, ai nostri giovani e a tutti quei giovani che sono in ascolto, vorrei dire, con la frase di Sant'Agostino che dice: perché vai fuori? Rientri in te stesso, dentro di te abita la verità. Voi vorrei dire, dentro di te c'è qualcosa di straordinario, cioè c'è un pezzo di cielo. C'è un pezzo di paradiso, c'è una dimensione divina. Questo è sicuramente la prima catechesi da fare, cioè scoprire questa grandezza che è in noi, in un tipo di società dove gli uomini vengono ridotti animali, si identificano col loro corpo, per cui insomma è tutta una cosa gravissima sul male che si fa col peccato. Tu facendo quello che ha fatto il figlio prodigo, mi alzerò, andrò da mio padre e dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, vado con i garzoni di casa. Il padre lo abbraccia, lo riveste, gli prepara un gran banchetto. Cioè tu, col perdono di Dio, Dio ti ridà tutto quello che avevi perduto col peccato. È una cosa incredibile. Cioè tu col peccato hai perso Dio.
la sua amicizia, la sua grazia, il suo amore, il paradiso, tutto è perso, la pace, la gioia. Dio, col solo pentimento del cuore, col solo fatto che tu chiedi perdono, ti ridà lui stesso, il tuo cuore diventa il sacrario, il tempio della Santissima Trinità, ti dà Dio, la sua grazia, il suo amore, la sua figliolanza, la vita eterna, ma tutto ti dà, tutto quello che avevi perso te lo ridà. Ma tu immagina un amico che ti tradisce, no? Ti tradisce, ti porta via tutti i conti, ti fa un sacco di macelli, ti dà una fregatura, dopodiché lo ritrovi e ti chiede perdono. Tu cosa dici? Dammi quello che mi hai portato via, sono un bravo cristiano, ti perdono, ma tu vai per la tua strada che io vado per la mia, giusto? Ma Dio è un po' pazzoide, perché, come diceva Santa Caterina da Siena, è pazzo d'amore per noi, diceva. Dio cosa fa? Ti ridà tutto quello che ti aveva dato, che tu hai perso, te lo ridà tutto. Ti rimetti in casa, ti dà ancora le chiavi di casa, quello è il fatto. Tu di nuovo lo rifai il gesto di prima, di nuovo ti abbona tutto, ti ridà tutto, ti ridà se stesso, la vita eterna, ti ridà le chiavi di casa, senza mai stare, 70 volte 7. È un perdono estremo quello di Dio. Allora, questo è un mistero che dobbiamo esplorare, sapete, è importante capirlo, per noi prima di tutto. Perché per noi? Perché noi dobbiamo, noi ci salviamo se chiediamo perdono a Dio. Io, guarda, mio padre era, scusate se parlo di una cosa mia personale, no? Mio padre era un poveretto perché ha fatto 3 o 4 guerre a servizio della patria, figurati te. Vabbè, viva la patria, in Russia, ha perso le dita dei piedi, in Albania, in Grecia, in Somalia, insomma. Poi è venuto a casa, 12 ore negli altiforni, per tutta la vita, per tirar su 6 figli, vabbè. Insomma, dove ha preso il catechismo? Chi ne sa del catechismo? Non lo so. Insomma, alla fine è andato in pensione, e dopo la pensione bisogna preparare la cassa da morto, non si scappa da lì. Allora, ha un tumore, poverino, aveva un tumore, dice, non voglio disturbare, vabbè. Però, io ero andando a casa spesso a trovarlo, e lui aveva capito che stava morendo. E fa, voglio il prete, ma passa, c'è nessuno, ti confesso io. No, voglio il prete, vero, fa lui. Che per lui io ero suo figlio, no? Telefoniamo in parrocchia. Il prete non c'è. Dico, il prete non c'è. Mio padre, me lo ricorderò sempre, perché questa è una catechesi indimenticabile. Per me, io morirò come è morto lui, Si è messo a gridare, Gesù perdonami, Gesù perdonami, alta voce. Gridava, Gesù perdonami, chi gliel'ha insegnato? Chi gliel'ha insegnato? Chi gli ha insegnato che per salvarsi bisogna dire, Gesù perdonami? Chi gliel'ha insegnato? Non è chiamato all'università, lo Spirito Santo del cuore insegna questo. Guarda che capire che il perdono invocato da Dio è l'unica via di salvezza, capire questo, chi capisce questo è a posto. È a posto, cioè ha trovato la via della salvezza. Il perdono di Dio ci mette il sacramento della confessione. Allora, sappiamo che la regia della pace ha organizzato la parrocchia su 2 sacramenti, la confessione e l'Eucaristia, perché quelle sono le fonti della grazia. È inutile che giriamo intorno, se non ci si confessa e non si fa la messa, non si fa la comunione, la nostra vita cristiana è una vita cristiana da gente che è nel lager, cioè non mangia e non beve, cioè patisci di fame, è gente di muore di inedia. Perché la grazia viene attraverso i sacramenti, sapete? Nessuno si faccia illusioni. Allora, il Papa ha fatto delle catechesi meravigliose sul battesimo, la cresima, e soprattutto per pensare ai bambini, a cresimare i bambini, l'Eucaristia, a far fare la prima comunione dei bambini, no? E l'ha fatto sul sacramento della confessione, e vorrei dire che la spinta che ha avuto la Regina della Pace sulla confessione è qualcosa di straordinario. Ha fatto
ha fatto di Međugorje il confessionale del mondo. Adesso vediamo cosa dice sulla confessione il Papa, Dunque, ci dice il Papa, il perdono dei nostri peccati non è qualcosa che possiamo darci da noi. Io non posso dire mi perdoni i peccati. Il perdono si chiede un altro, è nella confessione che diamo il perdono a Gesù. Questo è il succo della confessione. Vado a chiedere perdono a Gesù, che me lo dà, se c'è il pentimento me lo dà, per cui tutto il mio male viene distrutto. Tutto il mio debito viene saldato, vengo riammesso nella condizione di prima di peccare. Quando riceviamo il perdono dei peccati, possiamo veramente essere nella pace, sta bene con se stessi? Risponde, e questo l'abbiamo sentito tutti nel cuore, quando andiamo a confessarci, con un peso nell'anima, con un po' di tristezza. E quando riceviamo il perdono di Gesù, siamo in pace, con quella pace dell'anima, tanto bella che soltanto Gesù può dare, soltanto Lui. Ma vale la pena, dico. Io dico, ragazzi, a parte il fatto che i ragazzi giovani, a mio parere, mancano un po' dalla figura del Padre. E sarebbe molto importante che avessero proprio anche nel sacerdote la figura del Padre. Nel sacerdote che ascolta la loro confessione, li esorta, li incoraggia e li assolve e li conforta. È importante questo, ma poi ti ridà, il perdono di Gesù ti ridà la pace, soltanto Lui te la può dare, cioè tu riconosci di essere peccatore, tu ti confessi, Dio ti perdona, tu sei una persona nuova, hai Dio nel cuore, tutto ciò che hai perso ti è ridato completamente, in modo particolare Dio, Gesù, ti ha riammesso. Nella sua è il diavolo, Gesù ti riammette nella sua amicizia di prima. Ci hai capito? Tu hai rotto l'amicizia, Gesù ti riammette nella sua amicizia di prima. Ma tu guarda cosa ha fatto con Pietro. Gli ha promesso che l'avrebbe fatto Papa, capo della Chiesa. L'ha rinnegato 3 volte, gli ha chiesto 3 volte se lo amava. E l'ha fatto pace i miei agnelli, gli ha dato il potere di pascere. Quello lo fa con tutti noi Gesù, cioè ci ridà tutto quello che abbiamo perso. E il luogo in cui si rende presente lo Spirito aggiunto il Santo Padre è la comunità cristiana, cioè perché? Perché dice il Papa, noi dobbiamo, perché non basta confessarci a Dio, dobbiamo confessarci al sacerdote. Il Papa giustamente tira fuori un'osservazione che è importante, e anche se non viene detta a sufficienza, a mio parere, che il peccato non rompe soltanto la comunione con Dio, rompe anche la comunione con i fratelli. Cioè un peccatore rompe la comunione ecclesiale. Per cui è necessario il perdono di Dio che dà attraverso il sacerdote, ma anche il perdono della Chiesa che ti riammette nella sua comunità. Ecco perché è importante proprio il sacramento della confessione, come essere reintegrati nella comunione con la Chiesa. Per cui il Papa dice... Non basta chiedere perdono al Signore nella propria mente e nel proprio cuore, ma è necessario confessare umilmente e fiduciosamente i propri peccati al ministro della Chiesa. Infatti il sacerdote non rappresenta soltanto Dio, ma rappresenta anche la Chiesa, rappresenta tutta la comunità che si riconosce nella fragilità di ogni suo membro, che ascolta commossi il suo pentimento, che si riconcilia con lui, che lo rincuora e lo accompagna nel cammino di conversione, di maturazione umana e cristiana. Cioè il peccatore che in fondo, insomma noi nella nostra famiglia, no, quando un figlio va fuori, capito? E insomma mette in sofferenza tutta la famiglia e il male che fa si riflette su tutta la famiglia. Per cui quando rientra chiede perdono soltanto a Dio, ma tutta la famiglia chiede perdono. Ma questo vale anche per noi che abbiamo, specialmente per noi preti poi, che rappresentiamo la Chiesa, quando pecchiamo diffamiamo la Chiesa in modo particolare, cioè veramente insudiciamo la Chiesa. Abbiamo bisogno del perdono della comunità cristiana. Tant'è vero che i primi secoli era durissima la penitenza, era pubblica, per gli idolatri, gli adulteri, gli idolatri, gli omicidi, gli adulteri devono stare davanti fuori dalla chiesa ogni volta che c'era l'Eucaristia e anche per parecchi mesi a chiedere perdono alla comunità per i peccati che avevano fatto.
Quindi c'è anche questo aspetto ecclesiale che è importante. Poi il Papa ha tirato fuori l'atteggiamento per cui molti hanno paura di confessarsi, che è la vergogna. Difatti, la vergogna è un fatto positivo, è un fatto naturale, difatti. Adamo ed Eva si nascosero perché erano nudi, cioè videro il loro peccato, insomma. Non avevano più la veste candida. Ma il Papa ritiene che la vergogna sia qualcosa di salutare, non qualcosa di negativo. Dice, anche la vergogna è buona, è salutare avere un po' di vergogna. La vergogna fa bene, perché ci fa più umili. E il sacerdote riceve con amore e con tenerezza questa confessione e in nome di Dio perdona. Cioè, il fatto di avere un po' di vergogna non deve bloccarci nel dire le cose come sono, no, ma deve però in qualche modo farci capire che il peccato, insomma, è una ferita, è qualcosa che è il male che noi abbiamo fatto. Quindi ci deve tenere nell'umiltà, ci deve, come si dice, come quando noi offendiamo una persona e andiamo a chiedere scusa a questa persona con umiltà, così anche quando andiamo nella confessione, diciamo così, la vergogna può essere qualcosa di salutare se si mantiene nell'umiltà, E dice il Papa, quando un'anima si avvicina alla confessione con umiltà, cosa deve fare il sacerdote? Il sacerdote riceve con amore e con tenerezza questa confessione e in nome di Dio perdona. Vedete, questo com'è importante, che è importante che noi sacerdoti, cioè ci sentiamo veramente pastori di anime, come quando noi per esempio andiamo all'ospedale, no? Tu vedi subito i medici che ti trattano come se fosse un maiale, capito? Una cosa, ti sbattono là in qualche modo, bam 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 bam, e vedi subito che differenza fra questi medici e quegli altri medici che invece parlano con te, ti chiedono, cercano di capire la malattia, ti stanno, capito? Vedi subito la grande differenza. Ma la medesima cosa vale anche per la confessione. Cioè, il sacerdote deve essere come quel medico che ascolta il malato, che racconta le sue malattie, che molte volte sono malattie molto gravi, e sono malattie che bloccano anche una persona, che la riempiono di vergogna. Quindi il Papa dice, con amore e con tenerezza, dobbiamo ricevere questa confessione, con amore e con tenerezza. Questo è tutto un esame di coscienza che dobbiamo fare noi sacerdoti, mentre i fedeli devono vincere la vergogna, capire che si avvicinano non al tribunale di Dio, ma si avvicinano alla fonte del perdono, alla fonte della grazia, e poi il sacerdote, in nome di Dio, perdona. Guardate, questa è la confessione. Veramente il diavolo è stato furbissimo. Cioè, non si è preoccupato il diavolo che si incrementassero le comunioni. Lui, invece, ha puntato a far sì che scomparissero le confessioni, in modo tale che molte comunioni fossero sacrileghe. Questa è stata la sua tattica. Cioè il diavolo non si preoccupa delle tante comunioni, lui si preoccupa delle tante confessioni. Perché uno che, scusate, che pecca e non è in grazia di Dio e poi non va, e poi va a fare la comunione, che comunioni sono quelle? Sono sacrilegi. Ma lo dice San Paolo chiaro e tondo. Chi mangia indegnamente il corpo e il sangue del Signore, mangia e beve la sua condanna. Quindi è importante, noi dobbiamo fare questo grande sforzo come comunità cristiana di restaurare questo grande sacramento del perdono di Dio, che è quello che ci fa star bene, ci dà la pace dalla coscienza. A questo riguardo mi permetto di dire questo, una mia esperienza che ho fatto 22 anni in una parrocchia di Milano. Allora, se noi mettiamo fuori il cartello, parlo delle parrocchie, mettiamo fuori il cartello con scritto confessioni 16:30 del sabato, poi il prete va lì alle 16:30,
aspetta fino a 17 meno 5 minuti e arriva nessuno, se ne va via. Scusate, ma che, cioè, no, non va mica bene, non va mica bene. Allora, cosa bisogna fare? Io parlo dei giovani. Bisogna, nelle parrocchie, bisogna intanto capire che il sacramento della confessione è fondamentale per la vita cristiana, perché educa al senso del peccato, educa alla comprensione del perdono di Dio e a fare un passo avanti nel cammino spirituale. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna stabilire una volta al mese. La Madonna ha detto chiaro e tondo alla parrocchia che lei voleva che in occasione del primo venerdì, al primo sabato del mese, si facesse questa preparazione. Avete i primi anni, adesso non so se si fa ancora, ma io questo lo suggerisco, perché se non si va sul pratico, se non incomincia nessuno, non si fa niente. Cioè, i ragazzi non possono confessarsi soltanto in occasione della giornata mondiale della gioventù, scusate. Le parrocchie devono organizzarsi per bene, devono organizzare le parrocchie. Cioè, io quando ero nella mia parrocchia lo facevo nei grandi momenti dell'anno liturgico, Natale, Pasqua, insomma, quei momenti lì si faceva la confessione comunitaria, cioè è molto semplice. Dopo cena si invitano tutti i ragazzi della parrocchia, si fa il tantam, si fa una vera e propria serata. Prima di tutto si prega, si fa l'esame di coscienza comunitario, si passano i comandamenti, tutti i vizi, tutti i peccati, si fa riflettere tutti. Si fa l'atto di dolore comunitario, quindi l'atto di dolore comunitario, la confessione personale. Cioè, si chiamano anche i preti delle parrocchie vicine, i religiosi, e i ragazzi si confessano tutti. Ma i ragazzi sono contenti, perché ci sono tutti insieme. Per loro è un grande evento questo. Questa cosa qui, a mio parere, se io fossi parroco lo farei, va fatto una volta al mese. Una volta al mese, o in occasione del primo venerdì del mese, o del primo sabato del mese, si fa. Io sto facendo una catechesi giovanile, sono tanti i giovani in ascolto, non è che vengano qua, però ci sono. Vi dico anche i numeri dell'Audi Radio, sono 125.000 nel giorno medio fino ai 34 anni, nei 7 giorni della settimana sono 529.000. Allora io dico, andate a dire ai vostri parroci di organizzare la confessione comunitaria, cioè, perché se tu aspetti che il ragazzo venga da te da solo, ma no, quando viene? O ne ha fatto qualcuno proprio di grosse, se no non viene. Allora, almeno una volta al mese andrebbe fatto la confessione per i ragazzi e per i giovani. Comunque, almeno per Natale, per la Pasqua, per i grandi eventi liturgici dell'anno liturgico. Perché la Madonna ha detto, ma scusate, perché secondo voi la gente a Medjugorje va a confessarsi? Io tutte le volte che vado giù, io anche l'ultimo dell'anno, guardate che faceva freddo, insomma, dopo che era finita la messa c'erano ancora file di gente davanti ai confessionali. Allora la gente si confessa volentieri, altro che storie. Allora dobbiamo restaurare questo sacramento che dà la pace, che toglie il male, che dà il perdono di Dio, che dà la vita eterna, che riconcilia le persone anche nella Chiesa. La Madonna ha detto che intere regioni dell'Occidente sarebbero guarite col sacramento della confessione. Quindi dobbiamo arrivare a questo grande dono da realizzare nelle nostre parrocchie. E infine il Papa conclude: è buono parlare con il fratello e dire al sacerdote queste cose che sono tanto pesanti nel mio cuore, cioè tirare fuori il male che c'è dentro. Quando noi i peccati li abbiamo confessati, non sono più nostri. È come quando abbiamo cavato un dente marcio. Sempre che si dice abbiamo buttato fuori il marcio del confessionale, rigettato. E uno sente che si sfoga davanti a Dio con la Chiesa e con il fratello. Non aver paura della confessione. Uno quando in coda per confessarsi sente tutte queste cose, anche la vergogna. Ma poi quando finisce la confessione esce libero, grande, bello, perdonato, felice.
Guarda come l'ha messo giù bene. Esce, dopo la confessione, esce libero, grande, bello, perdonato, felice. Ma è vero. Ma non è che se vinci all'otto sei così contento. E poi ci dice, chiedetevi, quando è stata l'ultima volta che ti sei confessato, che ti sei confessata? Sono 2 giorni, 2 settimane, 2 anni, 20 anni, 40 anni? Maggiore sono così, eh? Maggiore sono 2 anni, 20 anni, 40 anni. E se è passato tanto tempo, non perdere un giorno di più. Vai, che il sacerdote sarà buono. E cosa può farti? Se tu sei pentito, è obbligato a darti la soluzione. Se non te la dà, gli dici vai a confessarti. E Gesù lì, e Gesù è più buono dei preti. Lì c'è Gesù, beh, Gesù è più buono dei preti, mi pare giusto dirlo, no? Gesù riceve, ti riceve con tanto amore, sii coraggioso e vai alla confessione. Poi finisce da par suo e finisco anch'io. Ogni volta che noi ci confessiamo, Dio ci abbraccia, Dio fa festa. Andiamo avanti su questa strada, che Dio vi benedica. Detto questo, io dico, i fedeli sono, per me hanno voglia di confessarsi. Noi sacerdoti dobbiamo reimpostare la parrocchia sui 2 sacramenti fondamentali, cioè non solo sul battesimo, sulla cresima, la prima comunione, ma sulla pratica da parte di tutta la comunità del sacramento della penitenza e del sacramento dell'Eucaristia. E dobbiamo invitare tutta la parrocchia, i momenti della grande penitenza e alla messa della domenica, cioè uscire fuori dalla pigrizia nella quale ci siamo infognati e c'è una ventata di Spirito Santo nella Chiesa, insomma, facciamoci trasformare, diamoci da fare, perché è vero che si avvicina il tempo dei 10 segreti, ma si avvicina anche il tempo della grande primavera, perché il vento della conversione sta soffiando moltissimo. Ecco, adesso facciamo una breve pausa con un canto e poi sentiamo un paio di telefonate. Salve Padre Livio, e complimenti. Allora, io le volevo fare una domanda riguardo l'argomento del perdono che aveva trattato all'inizio della catechesi. Io mi sono trovato in una situazione di dover perdonare una persona che mi ha fatto soffrire. Però, diciamo, si fa presto a cercare di perdonare solo a parole, nel senso, bisognerebbe perdonare comunque corpo e anima veramente. E la domanda è: come facciamo noi giovani, soprattutto, che siamo circondati comunque da 1000 difficoltà, da 1000 fatti brutti, che viviamo in un periodo particolarmente difficile, come facciamo a perdonare veramente e non solo a parole, quando sappiamo benissimo che a volte una preghiera o comunque il mettersi in ginocchio non ci basta, nel senso che lo facciamo a volte solo nella volontà ma non nel pensiero, e soprattutto quando dall'altra parte poi non è la stessa cosa, sappiamo che noi abbiamo fatto il primo passo, che abbiamo cercato di cercare il perdono e dall'altra parte non c'è stato. Quindi io sono giovane e quindi cerco, ho intrapreso questo cammino e ce la metto tutta, ma a volte mi rendo conto che è duro far conciliare la fede con i fatti, soprattutto se poi appunto le ferite inferte sono state profonde. Sì, sì, ma hai detto bene, è un cammino, cioè qui si potrebbe, una cosa su cui sto riflettendo molto anch'io, cioè il perdono non si può dare col telecomando, un cammino, ma è un cammino neanche verso chi ci ha offeso, è un cammino dentro di noi, cioè noi dobbiamo capire, dobbiamo chiedere la grazia di capire la parola di Gesù che dice perdonatevi, perdonate come io vi ho perdonato, cioè Gesù ci ha perdonato, sappiamo come, in modo incondizionato, noi dentro di noi dobbiamo pian piano far sì che il perdono che Dio ci ha dato lo doniamo agli altri. Ma guardate che io personalmente non sono un tipo, cioè voglio dire, non,
Cioè, a me interessa che il perdono si realizzi dentro di me. Questa è la cosa più importante. Come ha detto bene il nostro amico, sono ferite. Le ferite non si rimaginano dall'oggi al domani. C'è bisogno di tempo. A me mi fanno pena con i cronisti, uno ha ammazzato la figlia, va a coltivare, l'ha perdonato? Ma dico, ma si può essere così imbecilli? Non lo so io. Perché una ferita, una conquista che viene pian piano, ma deve venire dentro di te, in modo tale che la ferita si rimargini pian piano, che anche la sprezza, il risentimento sia come una nebbia che si dilegua, che la ferita si rimargini e che tu non senta più niente il desiderio della vendetta, nulla. Quando tutto questo è scomparso, ti sei guarito, pian piano dentro di te, tu con la persona la incontri e dici buongiorno. Normale. Capito? Non c'è neanche bisogno di dire, come, perché poi l'ipocrisia salta fuori, non possiamo perdere, capito? Quindi, io credo che dobbiamo darci da fare a curare il nostro cuore. Comunque sia, attenzione, che non perdonare fa male a chi non perdona. Attenzione, Chi non perdona si fa harakiri, cioè il pugnale che quello gli ha inferto dentro se lo tiene dentro. Hai capito? Tu invece lo devi tirar fuori. Tu perdonando ti sei guarito, ti sei liberato il cuore. Se invece rimugini il risentimento, ti distruggi. Perciò permettetemi di dire una frase che è banale. Ti conviene perdonare. Ti conviene perdonare. Perdonate sempre, perché sennò guadagnano gli avvocati. Perdonate sempre, che conviene, si sta meglio di cuore di portafoglio. Guardate, italiani, smettetela di fare le cause. A meno che non abbiate subito una grande ingiustizia, ma se no, le cause di risentimenti, non fatele più. Non fate più le cause di matrimoni che non finiscono più. Date da mangiare agli avvocati, ma siete diventati matti. Vai, ma fanno una novena perché tuo marito si ravveda o tuo marito si ravveda. Fate la pace, ma datevi da fare. Ma cosa fate? Cioè, è una pazzia. Quindi guardiamo, diamoci da fare a guarire i cuori e a tirar fuori quella lama che si è stata conficcata dentro, perché se no, tu con perdono, maestro, non voglio fare una cadenza sul perdono, sto preparando un libro, quindi sono ridondanti di argomenti, ma ho capito una cosa, che perdonare, che Dio, come Dio ci perdona, e noi perdoniamo agli altri, cambierebbe la società, diventerebbe un paradiso. Benissimo, la newsletter era sulla lettera del Papa, che avevo già letto, perciò adesso noi concludiamo con la preghiera allo Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, manda noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella canura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, trizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premi, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Regina della pace, bene carissimi, noi ci vediamo venerdì prossimo, buonanotte a tutti.